chiese a Maria, quando lo stava dipingendo, se quando l'aveva completato, se poteva darmelo, insomma, in ricordo. L'interesse per il quadro era prima di tutto legato al luogo, perché il Vico ed è la casa paterna di mio nonno, che era donato come me. E inizialmente fui anche tentato di dire a Maria di inserire la figura di mio nonno, perché nel quadro non si vede, ma nell'angolo a sinistra del quadro, vicino alla grondaia, c'era un sedile, no, non è stato dipinto, ma a fianco alla porta di fronte c'era un sedile fra la grondaia di discesa e la porta, dove mio nonno normalmente, quando rientrava dalla campagna, si fermava per le ore, diciamo, serali. E siccome io avevo una fotografia di questa inquadratura, volevo dare addirittura la fotografia a Maria per inserire la figura di mio nonno nel quadro. Poi, insomma, mi sono fatta una serie di discorsi miei, ho detto che non era il caso che io condizionassi l'artista.